Importanti novità in merito alla diffusione degli sportelli ATM di nuova generazione nei comuni dell'entroterra. Una bella notizia per quattro comuni delle aree interne: Borgo Pace, Petriano, Montegrimano Terme e Mercatello sul Metauro, per quanto riguarda la presenza di un ATM, di un bancomat. I sindaci mi avevano rappresentato qualche mese fa l'assenza in tre di questi quattro comuni, persino di un solo bancomat. Solamente negli ultimi 9 mesi in Italia sono stati chiusi oltre 500 bancomat e oltre 6 milioni di italiani abitano in comuni privi di un bancomat, e questo accadeva anche ad esempio a Borgo Pace. Questi sindaci mi hanno coinvolto, ho voluto rappresentare questa situazione di grave disagio a Poste Italiane. Poste Italiane mi ha comunicato proprio nei giorni scorsi come i comuni saranno interessati dal progetto Polis. E presso gli uffici postali di questi quattro comuni sarà installato un ATM, un bancomat che non sarà in grado solamente di erogare contanti, ma erogherà anche una serie di importanti servizi come l'erogazione di certificati anagrafici, come la possibilità ad esempio di richiedere e rinnovare passaporto, o addirittura, e qui andiamo incontro alla nuova visione della sanità regionale della Giunta Acquaroli, di una sanità diffusa, sarà possibile anche tramite questi ATM prenotare al CUP prestazione della nostra sanità regionale. Io ringrazio i sindaci per avermi coinvolto, perché, come abbiamo detto durante la campagna elettorale, noi parlamentari delle Marche siamo la cinghia di trasmissione, dobbiamo essere la cinghia di trasmissione tra il governo regionale, i comuni delle Marche e il governo nazionale a guida Giorgia Meloni.